Amici di Auto Digest, vi presentiamo la Mitsubishi ASX, il crossover medio della casa giapponese, che si presenta con un frontale completamente rinnovato e molto più importante, così che la vettura ha un aspetto più grintoso, più lussuoso e più coerente con la nuova immagine della marca. I fari a LED e altri dettagli, come la presa d'aria finta laterale, danno proprio questo aspetto sportivo e grintoso, mentre la parte posteriore resta classica, pressoché invariata, così come la parte laterale. L'interno è spazioso ed è costruito con molta cura, molta sostanza, poco lusso come si intende ora sulle utilitarie. Insomma, un veicolo di grande sostanza. La versione che abbiamo provato è la 2 litri con cambio automatico CVT, che offre una notevole scioltezza di marcia e un bel piacere di guida, anche perché la moderna elettronica ha molto attenuato l'effetto di imballaggio del motore dei vecchi CVT e offre marce programmate e selezionabili con i paddles al volante derivati da quelli delle mitiche Lancer Evo. Non mancano un display moderno e un navigatore efficiente, e si apprezza la grande chiarezza e praticità dei comandi. La connettività è adeguata. A bordo della ASX si sta davvero bene e con un buon comfort acustico anche in autostrada, dove si superano volendo i 190 km l'ora, tenendo però presente che le alte velocità il consumo sale piuttosto rapidamente, mentre con una guida normale si attesta intorno agli 8 litri per 100 km. Sulle strade extraurbane mostra una buona tenuta di strada e sicurezza. In città si parcheggia bene, è compatta, lunga solo 4,37 m e larga 1,81 m, con un ottimo bagagliaio ampliabile ribaltando i sedili. La gamma va da 22.600 euro, tenendo conto che ci sono interessanti promozioni, fino a 32.900 euro per la 4 ruote motrici in style con sedili in pelle. Disponibili anche le versioni B-Fuel. Insomma, un'auto di grande sostanza e robustezza che si apprezza sempre di più nell'utilizzo quotidiano e con il nuovo frontale fa anche una bellissima figura. Insomma, non è una vettura sportiva, però la posizione di guida alta, oltre ad agevolare le manovre in città e di vincolarsi nel traffico, è su strada che si può apprezzare. Si va veloci, in sicurezza, la tenuta di strada è assolutamente affidabile e magari ci si può anche divertire, perché i 150 cavalli non sono pochi. E il cambio CVT, come dicevamo, dà assoluta rilassatezza. In autostrada anche, si viaggia davvero bene e se non si vuole esagerare con le velocità alte, c'è anche un ottimo comfort acustico. Insomma, ripetiamo, questa è una vettura di grande sostanza, non è modaiola, ma assicuriamo che può fare anche 300 e più mila chilometri. E non è poco.